questa nostra celebrazione è segnata dalla gioia perché siamo arrivati qui, in questa terra scelta da Maria, o meglio, scelto da Dio, in Gesù, inviando sua madre, per ricordarci, per sollecitarci a vivere la parola di Gesù che è contenuta nel Vangelo. E nel Vangelo noi troviamo tutte le risposte a quelle che sono un po' i nostri interrogativi, il nostro cuore che è segnato dal peccato, dalla morte, che abbiamo sperimentato, la lontananza da Dio. Molte volte ci poniamo delle domande, ci poniamo degli interrogativi e vorremmo subito anche delle risposte, ma ciò non accade perché la pedagogia di Dio è una pedagogia molto diversa da quella umana, ha i suoi tempi e attende anche una nostra crescita, una nostra maturazione, perché poi quei suoi segni, quei suoi interventi possono essere ben compresi per non sciuparli, per non vanificarli. Quante volte anche nel corso della nostra vita, nonostante che abbiamo fatto una scelta di fede, e come vi dicevo anche in altri momenti, per la caparbietà della nostra natura umana che si ostina, che si chiude all'azione della grazia, all'azione dello Spirito, sciupiamo delle ispirazioni della grazia che potrebbero far cambiare il nostro percorso, potrebbero far cambiare la nostra vita, e con molta facilità a volte diamo sempre la colpa a ciò che è fuori di noi e non guardiamo mai dentro di noi, che invece abbiamo un urgente bisogno, no? Di conversione, come dicevamo ieri, no? Nella prima nostra celebrazione del pellegrinaggio, una conversione che ci fa trasformare ogni giorno nell'opera della grazia, che era il primo suggerimento, no? Che la parola di Dio ci dava e che qui Maria sollecita proprio alla conversione. Significa proprio prendere come decisione, no? Radicale di seguire Cristo, di operare in Cristo, di rivisitare anche le nostre azioni, i nostri comportamenti nel suo sguardo, nella sua parola e nella sua luce. Ma tutto questo credo per essere compreso, e credo che questo sia anche un secondo suggerimento importante che noi dobbiamo cercare in questi giorni di verificare, no? Come noi preghiamo. Quindi la preghiera è uno degli elementi importanti. Vedete, noi siamo stati educati ad una preghiera di coscienza. Dice un Padre Nostro, dice un Ave Maria, e hai messo a posto la tua coscienza. Ad una preghiera che ha sempre quella finalità, quello scopo di pensare a quello che abbiamo bisogno, a quello che Dio, Gesù, deve essere quel pronto soccorso nella nostra vita e che se non ci esaudisce poi mettiamo in crisi la stessa sua presenza, la nostra stessa fede, no? In Lui. E Maria anche qui ci viene proprio a parlare, no? Della preghiera, pregate con il cuore. Vedete, c'è sempre quel parallelismo che ho voluto fare ieri e che penso lo potremmo fare anche oggi. Gesù ha scelto degli apostoli e gli apostoli stessi avevano capito che, pur vedendo che lui compiva miracoli, guarigioni, cose straordinarie, conversioni, evangelizzazioni a tappeto, a un certo momento questi uomini, che pur vivendo con Cristo, quindi quella familiarità che ormai si era instaurata, sentono una necessità e che fanno una domanda esplicita: Signore, insegnaci a pregare. E Gesù poi insegna loro la preghiera del Padre Nostro. Quindi se i discepoli, no, che avevano quella grazia veramente speciale di avere sotto gli occhi notte e giorno il verbo della vita, la parola
che si è fatta carne per la nostra salvezza, intuiscono attraverso l'esperienza della loro natura umana che per quanto possano contemplare la bellezza di miracoli, la bellezza di guarigioni, la bellezza di vedere come il Signore portava luce, avevano dentro di loro quel timore che quando Gesù non sarebbe stato più con loro, come avrebbero reagito, con un vuoto interiore, perché la preghiera ci forma, la preghiera forma le coscienze, la preghiera porta il cuore ad un'elevazione interiore, no? Come Maria qui ha insegnato anche ai veggenti, in certo qual modo, la preghiera, perché erano ragazzi che venivano da una loro esperienza, no? Di una società comunista dove il vivere Cristo era abbastanza vietato, per cui per quanto c'era la preghiera nelle loro famiglie, ma non avevano quella profondità che hanno acquisito stando quotidianamente alla scuola di Maria, all'ascolto e vedere anche come Maria pregava con loro, no? Quindi hanno compreso che la preghiera, come gli apostoli, la preghiera non è soltanto una forma di esteriorità, una forma di farsi vedere o una forma di dire con chi sto. La preghiera è la dimensione antropologica del cuore, no? Dove l'uomo, pur stando tra mille difficoltà, tra mille situazioni anche di chiasso, di rumore, quello che volete, si ha costruita un'interiorità solida con lo sguardo su Cristo, con quell'atteggiamento di interiorità, no? Quello sguardo su Cristo, quel legame invisibile che la preghiera ci fa vivere con Lui, noi ci formiamo, cresciamo. E come giustamente, no, amava definire Santa Teresa d'Avila la preghiera un incontro con colui che sappiamo di essere amato, un incontro di amore e di amicizia. Quindi il pregare è soprattutto un'esperienza di amore e di sentirsi anche l'amico di Dio, il fratello di Gesù, e sentirsi dinamicamente interiormente inseriti in quel dinamismo pasquale dove ci accorgiamo che nella preghiera troviamo la sofferenza che fa parte del nostro cammino quando andiamo in quell'eredità spirituale e che molte volte invece ci lamentiamo perché magari adesso facciamo questa esperienza del pellegrinaggio di Medjugorje, ci emozioniamo, ci lasciamo andare, sembriamo che tocchiamo il cielo, poi tornando a casa nella nostra quotidianità, dove le emozioni finiscono, i ricordi delle consolazioni si affievoliscono e quindi non avendo quella solidità, no, della nostra atteggiamento interiore di una preghiera di fiducia nel Signore, cosa facciamo? Non andiamo più a messa, non diciamo più il rosario, non abbiamo più quell'esigenza e ci lasciamo risucchiare nelle cose della nostra vita quotidiana, umana, che non è un errore ritornare alla quotidianità, ma quando come discepoli stessi sono stati sul Tabor e hanno vissuto l'esperienza di una preghiera di contemplazione, di una preghiera in cui la presenza di Dio in Cristo era così forte, no, da far esclamare: Signore, com'è bello per noi. Stiamo qui, facciamo tre tende, Gesù fa capire che quella è stata un'esperienza che deve essere deve fortificare soprattutto quando vengono quelle tempeste, che nella vita poi dei discepoli c'è stata la persecuzione e quindi anche la morte, no? Come quel martirio. E quindi anche qui Maria ai veggenti fa contemplare la sua bellezza, ma poi dopo le apparizioni ritornano alla vita reale, alla vita quotidiana. E lì credo che per noi
c'è la risposta alla chiamata nella concretezza della quotidiana vita quotidiana, dove la preghiera significa poi anche un esercizio della virtù, quindi dell'umiltà, della mitezza, della semplicità, dell'accoglienza, insomma tutte quelle che sono un po' i frutti dello spirito che vengono messi in pratica pur non avendo dei grandi segni, pur non avendo delle grandi manifestazioni sovrannaturali, perché la vera fede passa attraverso il buio della notte e si purifica per poi contemplare la bellezza del volto di Dio quando Lui vorrà, se non sarà su questa terra, ma sarà nella vita eterna. L'importante però, nei momenti proprio della prova, nei momenti dell'abbandono anche, vedete come gli apostoli abbandonarono Cristo, anche loro sperimentarono l'abbandono, in certo qual modo anche un po' tutti gli strumenti che Dio chiama vivono questa sorta di abbandono, no? Da parte di quelli che all'inizio li lodavano, li santificavano, li glorificavano, e poi basta fare un niente, subito poi il mondo ti cade addosso con tutto quello che è la malvagità dell'uomo. Per cui noi che cosa dobbiamo prendere come suggerimento di questo secondo consiglio della preghiera? La preghiera è la grande arma per noi per vincere tutte le battaglie del male, per vincere tutte le nostre paure, tutte le nostre ansie. E se la viviamo, come dicevo, quella forma di dialogo, di amicizia, di presenza di Dio, io non smetterò mai di ricordare, ero appena ventenne, che mi rivolsi ai padri domenicani per entrare nell'ordine e incontrai il padre generale, il padre provinciale di allora, mi disse: un consiglio ti do, se vuoi che la tua vita religiosa sia una vita feconda, una vita di fedeltà, perché troverai tanta di quella umanità anche nella stessa vita religiosa, troverai tante di quelle situazioni che ti porteranno a riflettere, a meditare. Vivi sempre alla presenza di Dio, perché la presenza di Dio ti dà quella ispirazione, quell'interiorizzazione, quel modo di accogliere e di vivere secondo quello che sono la sua realtà. E questo, guardate, aiuta anche a elevarti interiormente per abbandonare la vita del peccato. Perché se noi vogliamo vincere il peccato, vogliamo vincere le nostre paure, le nostre debolezze, dobbiamo elevarci interiormente, dobbiamo guardare a quello che è questo mondo di Dio, che la Madonna ce ne parla qui, no? La Madonna fa un discorso di escatologia, in realtà, qui a Medjugorje, cosa che la nostra pastorale dagli anni 80 a oggi l'ha abbandonato. Non si parla di vita eterna, non si parla, no? Sempre un cristianesimo sociale di opere buone, di buonismo più che altro, che più opere buone, e non si parla invece della salvezza delle anime, no? Che io ve lo dico sempre, anche quando siamo a Roma. E questo è il punto importante. Allora una preghiera vissuta proprio in unione, no? Con lo spirito giusto che Cristo ha insegnato a pregare, perché Lui stesso ha pregato per che cosa? Per andare incontro alla croce per salvare noi, perché se Cristo non avesse pregato il Padre, ecco, Padre allontana da me, ma fa che si faccia la tua volontà, quella preghiera è stata decisiva per andare nel mistero della croce per liberare noi dalla morte. E quindi anche per noi una preghiera che diventi una preghiera non più egoistica, pensando soltanto agli affari nostri, ma una preghiera di donazione, una preghiera che diventa calice unito nel calice della passione. Soprattutto il tempo in cui noi viviamo, Cristo ha bisogno di calici che si uniscono a Lui, perché in quel mistero della passione, che è la preghiera più gradita al Padre, avviene la salvezza di tante anime. E Maria questo insegna qui anche a Medjugorje, che la preghiera, soprattutto quando si è nella sofferenza, unita alla sofferenza, diventa strumento di espiazione e riparazione
è di salvezza non soltanto per noi, ma per tante anime. Ma per comprendere questo spirito così forte ed elevato, abbiamo bisogno di entrare, no, in quella conoscenza di che cos'è la preghiera, per distaccarci un po' anche dalle nostre dinamiche della nostra vita, che basta a volte un poco e ci arrabbiamo, basta un poco e che non siamo compresi, non siamo al centro dell'attenzione e ne facciamo un dramma. La vera preghiera ti porta anche a quel distacco interiore, ti fa piano piano guardare, no, la vita con occhi diversi. E allora impari a essere anche misericordioso, impari anche a farti scivolare un po' tante cose e impari anche a dare importanza a quello che Cristo stesso, no, ha dato dall'atto della croce. Che cosa? L'amore. L'amore che salva, l'amore che redime e l'amore che santifica. E allora credo che questi nostri giorni, no, in cui certamente avremo i nostri incontri di preghiera, e come vi ho detto, cercheremo di darvi anche dei momenti personali di preghiera per ritrovare un po' se stessi, per mettersi a nudi davanti a Dio, senza aver nessun timore di essere giudicato, di essere condannato, perché grazie veramente a Dio, la patria che ci aspetterà un giorno nel cielo, non c'è il giudizio, perché il cielo non conosce né condanna né giudizio, perché è una vita che si fonda sull'amore e sulla giustizia e sulla verità. Siamo noi uomini di terra che con il peccato ci guardiamo sempre in cagnesco e ci giudichiamo, ci condanniamo e facciamo tutte queste dimensioni, no, della nostra umanità che ci appartengono, ma non ce ne dobbiamo vergognare. Dobbiamo avere solo la forza e il coraggio di aprire il libro della nostra vita, e lo possiamo fare qui con Maria davanti a Dio e guardare dove abbiamo bisogno di mettere mano per crescere. E quando già ognuno di noi prende nel suo cuore questo desiderio di voler crescere, quindi questo desiderio, no, di voler essere come Cristo ci chiede, diceva Santa Teresa d'Avila, come anche Santa Caterina da Siena, il desiderio è una delle preghiere più belle, perché nel momento in cui tu senti il voler, desiderio di voler fare veramente la volontà di Dio, ma ti accorgi che nella tua umanità sei debole, che cade, sei fragile, dici abbi fede, perché prima o poi il Signore ti libererà e quel desiderio sarà come premio, dove Lui ti porterà ad un livello di interiorità molto più alto che tende poi alla comunione con Lui. Per cui la preghiera, cari fratelli, è veramente un'arma molto forte, molto bella, che naturalmente poi unita ai sacramenti che vedremo, sono gli elementi di cui qui Maria sta parlando per poter formare le nostre coscienze alla verità di Dio. Altrimenti rimaniamo sempre nei nostri pensieri, nei nostri, nostri progetti spirituali. Mi devo sentire il top, mi devo sentire così, colà. Lasciamo che veramente l'azione dello Spirito ci travolga e faccia quello che Lui vuole di noi. Non glielo impedite con la volontà vostra o con la nostra volontà. E cerchiamo anche di curare la nostra interiorità, a vincere le distrazioni, le ansie, le inquietudini. Abbiamo sempre... C'è una bellissima tematica, e chiudo, nella teologia orientale. I padri spirituali esortano a tutte le anime che vogliono fare un percorso di unione con Dio, in ogni momento vivere quello che è l'attenzione a Dio. Noi nelle nostre chiese, nelle nostre preghiere, quanta attenzione diamo a Dio? Quando siamo sensibili a non far sì che possiamo disturbare la sua azione dello Spirito che Lui vuole infondere a noi nelle preghiere? Poco. Perché io vedo a volte anche in chiesa chi si alza, chi va, chi viene, chi esce, chi entra. Mi sembra, scusatemi se sono molto diretto, mi sembra che a volte, cioè, diventa un'abitudine ecclesiale. Ma Dio non è un'abitudine, Dio è un atto d'amore.
E l'amore ha bisogno di attenzione per capirlo, altrimenti rischiamo veramente di rimanere nelle nostre convinzioni, dove Dio ci lascia nella libertà, perché la bellezza anche della preghiera è l'esperienza di libertà, ci lascia nella libertà, però Lui ci ama sempre, nonostante tutto questo ci ama sempre e attende che noi possiamo fare quel passo per radicarci sempre di più nell'amicizia, nell'amore e amicizia con Lui, come diceva Santa Teresa d'Avila. Amen.